Ciao a tutti voi ragazzi e bentornati nuovamente qui a Poliziotto Calcio. In questo video, come da titolo, vi voglio far vedere il mio ultimo acquisto, che si tratta per l'appunto di un carrello portaattrezzi. È da un po' che avevo in mente di comprarlo per poter avere più che altro sotto mano e sempre a portata di mano, naturalmente, quei piccoli utensili che alle volte finiscono nei cassetti. Anzi, nei vari cassetti non si trovano più. Questo per l'appunto è un carrello della Diamond. È la prima volta naturalmente che sento questa marca, però posso dire che non è niente male. Certo, non è a livelli eccezionali come questo l'USAG, la Viurti, la Beta, però per l'utilizzo che ne devo fare io va più che bene. Il costo per chi è interessato può andare a vedere naturalmente su internet, è inutile che io vi dica un prezzo perché a me hanno fatto un prezzo diciamo da amico, quindi magari allo stesso prezzo che lo prendo io non lo potrete, magari non l'ho acquistato o lo prendete anche di meno, io spero anche di prenderlo di meno, quindi andate a guardare su internet, ma comunque si aggira il costo intorno alle 100 euro, 110 euro, non di più. Ecco, come stavo per l'appunto stavo dicendo, io vado, voglio andare a posizionare dentro questo carrello tutti quei piccoli utensili che naturalmente, come ho già detto, si vanno a perdere. Perché magari ne compriamo, sono utensili per l'appunto piccoli, quindi andiamo a posarli nei vari cassetti e se ci facciamo un po' una panoramica, vediamo che io di cassetti un po' ne ho. Quindi vai a posare un determinato accessorio o utensile in uno di questi cassetti, quando ti serve non lo vai a cercare. Quindi ho deciso di raggruppare tutti questi utensili o accessori, chiamiamoli così, piccoli, in un'unica cassettiera e ho pensato proprio di acquistare per l'appunto questa. Andiamo un po' a vederla. Allora, nell'insieme, come ho già detto, è abbastanza buona. È munita di quattro ruote, due con freni naturalmente sterzanti e due fisse posteriori. C'è anche una maniglia, come potete vedere, per poterlo spostare e trasportare più comodamente. E anche la sua chiave, qui ne ho messa una, ma in dotazione ve ne arrivano due. Una l'ho conservata per casomai questa si doveva perdere, si dovrebbe perdere. E in più ha sette cassetti. I cassetti sono, i primi sei sono standard, si può dire. Anzi, sono i primi 5 sono standard, nel senso che sono uguali, della stessa dimensione. Il sesto è leggermente più grande e il settimo è parecchio di più grande, di volume più grande. Bene, andiamo a vedere perché cosa l'ho utilizzato io. All'inizio volevo posizionare al suo interno tutte le pinze che vedete su quel pannello lì, per averla ancora più a portata di mano, ma poi ho deciso di cambiare e non mettere più le pinze, ma mettere al suo interno, come potete vedere, tutti questi piccoli accessori che, come ho detto poc'anzi, si vanno a perdere, che possono essere bisturi, piccole pinzette, piccoli accessori, pinzette e roba del genere. Poi naturalmente ho voluto fare un cassetto solo esclusivamente per gli strumenti di misurazione di precisione, come il calibro, il goniometro, eccetera. Il micrometro, scusate. Poi nell'altro cassetto ho voluto mettere tutti gli utensili che servono per la lavorazione del legno, come per quelli per montare i coltelli nella piallatrice, varie frese, eccetera, in modo tale che tutte queste piccole scatolette, come potete vedere, una volta posizionata all'interno del suo cassetto, difficilmente si possono andare a perdere, anche se la cosa, diciamo, non mi stranezzerebbe affatto se si vanno a perdere pure, sempre se uno ha la facoltà di andarla a riposizionare naturalmente al suo posto, quello sì che allora sì che non si vanno più a perdere. Nell'altro cassetto ho voluto mettere altri piccoli utensili acquistati naturalmente su internet, che, come ho già detto, li avevo posizionati un po' sparsi per il garage. Nell'altro altri piccoli utensili, insomma, ho voluto raggruppare, come ho detto, tutti i piccoli utensili che erano sparsi per il garage naturalmente. In fondo ho messo gli strumenti di misurazione, voltometro, livella laser, eccetera. Bene, ragazzi, io penso di aver, naturalmente qui c'è un bel piano di appoggio, se,
dovrebbe servire per poggiare qualche altro accessorio, qualche utensile, oppure magari se stiamo lavorando e abbiamo la necessità di posare un qualcosa. Qui c'è un bel piano che è un 60x40, sì, un 40x, 60x30 se non mi ricordo, sì, 60x30 dovrebbe essere. Comunque, per un buon piano di appoggio, che io ho già modificato perché il piano era soltanto con la spugna nera e io ho voluto mettere questo piccolo tappetino blu per spezzare un pochettino il nero, naturalmente. Bene, ragazzi, con questo io penso di aver concluso. Spero che questo mio acquisto magari venga utile a qualcuno di voi che, come me, vuole raggruppare tutte quelle piccole scatolette di accessori o di utensili che facilmente si vanno a perdere. Questa è una buona idea che vi posso dare per evitare naturalmente di perdere i vostri utensili piccoli. Bene, da Giuseppe e Poliziotto Garage, io vi do appuntamento alla prossima. Di cosa parleremo non so, però lo scopriremo nel prossimo video. Se non vi siete iscritti, io vi invito, se volete, a iscrivervi al canale. E che dire, alla prossima, ragazzi. Ciao!